Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Via la gara! Palla a Bernardeschi! Rabiot! Tocco preciso, mette in cornata! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Matuidi. Ecco Dybala. Da lì può segnare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Allunga, in verticale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Berezinski, lungo passaggio in avanti. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. E passa! Ecco. E Audero chiude la porta! Allontana il pallone. Yankto. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non riesce a mantenere il possesso. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Vuole il lancio filtrante. Ha la peggio nello scontro di forza. Paulo Dybala aveva pescato magnificamente il compagno. Dybala! E c'è il gol della Juve! E arriva così il gol del vantaggio. Luca, il tuo giudizio sul gol? Conclusioni come questa sono difficili da intercettare. Bisogna andare a terra con grande rapidità e non sempre questo è sufficiente. Punteggio di 1-0 a Referto. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. C'è la palla lunga, in avanti. Buona occasione per Bernardeschi. Costringe l'avversario al fallo. Lancio lungo del portiere. Pallone lungo, in verticale. Non può sbattere la conclusione! Va in rete!
sembrano avere il totale controllo della gara. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. La Juventus può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Matuidi, di forza! In questa azione è mancata un po' di inventiva, forse. Cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. La mette in avanti. Qui può partire il contropiede. Berezinski. Gabbiadini. Opta per il lancio lungo. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. C'è il cross. Bentancur. Dybala. E Audero chiude la porta. Gli nega la gioia del gol. Che parata! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Tiro di Rabiot! E hanno segnato ancora! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. A zero dunque. Ci sarà un minuto di recupero. Bentancur prova a giocarla in profondità. Bernardeschi. Dybala con una buona possibilità. Calcio di punizione per la Juventus. E il portiere compie una splendida parata. Primo tempo che finisce qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo... Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Matuidi. Bentancur. Cuadrado. Lancia il pallone in avanti. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Rabiot riconquista la palla. Ecco Dybala. Cristiano Ronaldo. C'è il tiro. Beffa l'estremo difensore. E sembrano davvero non volersi fermare. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. E loro è un dominio assoluto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone.
trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcature a uomo. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. La Sampdoria al calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. Ramirez. Cerca lo spunto! Si fa trovare pronto. Linetti. Vuole la profondità, ma non lo Gabbiadini. Va a raccogliere il passaggio. C'è l'opportunità per il contropiede. Lancia il compagno nello spazio. Dybala! Palla vagante! Ha angolato troppo sulla sinistra. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Higuaín. Scodella in avanti. Cross di Dybala. Va di testa! Ha segnato! Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. La Sampdoria ha optato subito per un altro cambio. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Ormai sembra una partitella d'allenamento. C'è la palla lunga, in avanti. Prova a passare con un pallone profondo. Pericolo! Spazza via prontamente. Matuidi. Niente di fatto, azione interrotta. È davvero una bella serie di passaggi questa. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine, Luca. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Cuadrado. Bentancur. Cuadrado. Arriva Higuaín. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. La allontana con forza. Non c'è più tempo, finisce qui. Oggi davvero non c'è stato nessun problema, una vittoria assolutamente comoda, una squadra brillantissima. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi...